Abbiamo ospite in collegamento telefonico con noi l'assessora a Roma Semplice, Flavia Marzano, a cui do il ben ritrovato qui su Radio Roma Capitale. Buongiorno assessora. Buongiorno a voi. Allora, da ieri è navigabile il prototipo del nuovo sistema unico di segnalazione del Comune di Roma. Quali sono le caratteristiche di questa nuova piattaforma e quali i principali obiettivi? Allora, partiamo dagli obiettivi. L'obiettivo è di avere un punto unico, un sistema unico dove il cittadino che vuole fare delle segnalazioni possa andare e essere poi smistato nella direzione giusta, anziché doversi andare a cercare i 10 punti diversi dove si può fare una segnalazione. Quindi questo è il primo obiettivo. L'obiettivo invece di questo prototipo è di, l'abbiamo messo in piedi, non è completo, appunto è un prototipo, ci sono alcuni termini ma non sono tutti termini ricercabili, però l'obiettivo è proprio quello invece di chiedere ai cittadini quanto è fruibile, che ci aiutino a renderlo più facile, più comprensibile, più intuitivo. Quindi è un prototipo che mette insieme per ora Io Segnalo e il sistema di segnalazione dei reclami, permette già di far capire a che punto è la mia segnalazione, ovvero registrata, operativa, ci stanno lavorando, conclusa. Permette anche di sapere qual è la struttura che se ne occuperà, quindi è il Dipartimento A anziché B. E quindi questo, diciamo, fondamentalmente il nostro obiettivo è avere un feedback, una risposta dai cittadini che ci dicono: è facile, è difficile, questo non ho capito, questo sarebbe meglio scriverlo così anziché cos'ha. Infatti c'è anche poi un questionario, che 2 minuti di questionario, non molto di più, che permettono proprio di dire questo. La segnalazione funziona fondamentalmente così: io apro dalla pagina, mi dice che cosa voglio segnalare, inserisco il termine, ripeto, i termini non sono completi per ora, inserisco un termine su cui voglio fare la segnalazione, vado sulla mappa in cui o clicco sulla mappa direttamente o metto l'indirizzo via Garibaldi 32, quello che sarà. Dico qual è il problema, posso anche scrivere alcune parole, non è soltanto problemi fissati. Dopodiché mando la segnalazione. Quindi dovrebbe essere semplice, tuttavia, appunto, visto che l'utenza è varia e ognuno ha diversi approcci, questa è la ragione che ci ha portato a farlo, cercare di capire come migliorarlo insieme. Ecco, quanto tempo hanno i cittadini, ecco, per poter rispondere al questionario? Questa era la cosa che ho dimenticato, ha ragione, grazie. Fino al 20 di novembre, quindi c'è tempo, un mese, è stato lanciato ieri, fino al 20 di novembre c'è tempo per poterci dare suggerimenti per migliorare. E come si accede alla nuova interfaccia? Esatto, si va sul portale Comune Roma IT, da lì ci si può accedere o con il sistema pubblico di identità digitale, oppure se uno è già accreditato altrimenti sul portale, o se no ci si accredita, c'è una procedura di accredito sul portale in cui uno può registrarsi, dire chi è, perché, si accede e dopodiché dice la sua. Se invece c'è già l'accredito sul portale o SPID, appunto sistema pubblico di identità digitale, può farlo già. Altra novità nel Comune di Roma è il piano di transizione che è stato avviato verso il software libero. Questo è un argomento molto importante, magari non tutti sono a conoscenza del software libero, quindi prima di entrare nel merito le chiedo proprio, assessora, di spiegare a beneficio di tutti i nostri radioascoltatori cos'è il software libero, quali sono le sue principali caratteristiche. Volentieri. Intanto spesso si confonde tra libero e gratis. Libero significa semplicemente che la licenza di utilizzo mi permette di fare cose che una licenza di software non libero non mi permette, ovvero quando io compro un software normalmente lo posso usare, ma ho una licenza d'uso in cui intanto non vedo che come è scritto, vedo è solo la macchina che riceve un codice che interpreta, ma è un codice interpretabile da una macchina e non da un umano, e soprattutto non ci posso fare niente altro che non utilizzarlo ai sensi della licenza, mentre una licenza di software libero mi permette di modificarlo, leggere, sapere cosa fa, cambiarlo a mia immagine e somiglianza e ridarlo a terzi. Quindi diventa molto più, visto che stiamo parlando di soldi pubblici, nel momento in cui acquisisco un software con licenza libera, poi lo posso anche dare a un altro comune che ne farà quello che crede. Quindi diventa anche un modo alla lunga di risparmiare,
ma in prima battuta di essere liberi di gestirsi il proprio software senza avere sempre comunque bisogno del fornitore, perché vedendo come è fatto ci posso mettere le mani dentro. Chiaro che devo essere capace di farlo, però questa è la base, diciamo, macroscopicamente parlando, è solo una differenza di licenza. Con un software libero lo posso leggere, riutilizzare, dare a terzi, modificare. Col software proprietario lo posso solo usare io in base alla licenza. Ecco, il Comune di Roma, quali sono i tempi e le modalità previste per questa transizione e quali sono proprio i benefici che porterà l'amministrazione comunale della nostra città a questa transizione? Sì, il primo passo l'abbiamo fatto a ottobre l'anno scorso con la delibera di indirizzo, in cui abbiamo dato un primo indirizzo appunto dicendo d'ora in avanti sarebbe opportuno che il Comune di Roma, quando acquisisce software, valutasse la possibilità di acquisirlo con licenza di software libero, proprio per garantire alcuni diritti in cui adesso andiamo avanti. Altri tempi: all'inizio del 2017 abbiamo iniziato con un'analisi del software che abbiamo in casa per capire quante licenze appunto già qualcuna libera c'è e quante no, definendo un cammino, una strada verso la transizione. Non è una cosa che si fa in un giorno, neanche in un mese e probabilmente neanche in un anno, salvo per alcune piccole eccezioni che possono essere semplici, come per esempio nel caso di Office. Office lo usano più o meno tutti, no? Per scrivere testi, fare conti, fare presentazioni. Esistono soluzioni di software libero come LibreOffice, il nome lo dice da solo, che è scaricabile gratuitamente, ma soprattutto è sotto licenza libera, quindi posso cambiarlo, utilizzarlo come preferisco. L'abbiamo già installato in ottobre già su 800 postazioni e questo è già un pochino più facile farlo. Poi ovviamente dovremo fare anche un po' di formazione più per la cultura del software libero, per far crescere la cultura del software libero, e visto che i dipendenti di Roma, seppur non sufficienti, sono tanti, abbiamo comunque fatto una chiamata agli innovatori del Comune di Roma. Essendo tanti, sono sicura che ce ne saranno decine di dipendenti pubblici che avranno voglia di mettersi a disposizione per condividere le proprie competenze, magari per imparare anche a insegnare ai propri colleghi. Se noi riusciamo ad avere un paio di persone esperte per ogni dipartimento, per ogni servizio, per ogni settore, questi potranno essere i formatori da formare, in maniera che poi riescano a supportare i propri colleghi. Abbiamo trovato dei dati faticosi: di 20 milioni di euro che si spendono sono solo su 6 fornitori. Questa è una delle ratio per cui vorremmo anche adottare soluzioni libere. E 6 fornitori che lavorano bene e quant'altro, tuttavia sono ci incatenano un pochino alle loro soluzioni, mentre il software libero ci garantisce di essere un pochino più liberi a fare noi le nostre scelte, quindi di non essere, è una brutta parola, ma passatemela, ricattabili dal fornitore che invece dice si fa così perché lo dico io e costa tot. Ci piacerebbe poter scegliere a prescindere da che cosa chiede il fornitore, ma quelli che partire dai desiderata dalle necessità dell'amministrazione. Io ringrazio per aver presentato queste importanti novità ai nostri microfoni l'assessora a Roma Semplice Flavia Marzano, che ringrazio appunto per essere intervenuta qui su Radio Roma Capitale, a cui auguro buon fine settimana. Grazie a voi e buon lavoro, grazie davvero, buona giornata.